Ching. Beh, guarda qua, noi torniamo così. Seri e cominciamo il nostro viaggio nel ginepraio delle tasse partendo da chi non le paga. Il nostro Pino Nazio ci racconta la lotta all'evasione fiscale con sequestri milionari, guardate. Ville con piscina, barche, auto di grossa cilindrata, aerei. Ci sono addirittura dei barconi ristoranti tra i beni di lusso frutto dell'evasione fiscale che vengono sequestrati quasi ogni giorno dalle forze di polizia. Beni non nella disponibilità del cittadino qualunque, quindi grandi yacht, grandi imbarcazioni, complessi immobiliari, auto di lusso assolutamente all'ordine del giorno. Non ci sono differenze geografiche. I sequestri dei beni dei grandi evasori coinvolgono tutta la penisola, isole comprese. A volte i super ricchi sono personaggi noti, altre volte dei perfetti sconosciuti. Stiamo parlando di contrasto a soggetti per lo più assolutamente sconosciuti al fisco, che non dichiarano il 100% dei ricavi. C'è chi riesce a farla franca con decine di stratagemmi, compresa la registrazione fittizia di beni di lusso a compiacenti prestanome. Ma è proprio l'ostentazione di fuoriserie e yacht a rappresentare il tallone d'Achille dei grandi evasori, ad accendere i riflettori delle forze dell'ordine. La nostra mission istituzionale è orientata a reprimere le grandi frodi nazionali e internazionali, non a focalizzarsi sull'attività di minuta evasione fiscale. La nostra azione poi deve tendere ad un'azione che è quella di ablazione delle ricchezze illecitamente acquisite, quindi attività di sequestri e poi ad una confisca definitiva. È una lotta continua tra chi sottrae entrate alla collettività e chi cerca di scovare gli abili truffatori, in una dimensione sempre più globalizzata. Sotto il profilo della lotta all'evasione fiscale l'agenzia è molto impegnata attraverso gli strumenti tecnologici all'avanguardia di cui dispone e attraverso la propria attività di intelligence riesce ad individuare tutta una serie di operazioni fraudolente a partire dal tributo dell'IVA la cui evasione avviene sia in ambito nazionale che in ambito internazionale. Tra i compiti istituzionali dell'agenzia Dogane e Monopoli c'è anche quello di recuperare un po' di soldi per le casse dello Stato attraverso la vendita di beni confiscati. Per chi volesse fare un affare c'è sempre la possibilità di partecipare a un'asta pubblica, magari aggiudicandosi una Rolls Royce o una Ferrari a un prezzo d'occasione. Siamo costantemente delle macchine di lusso al contrabbando e una volta che queste macchine diventano confiscate e quindi vengono acquisite al patrimonio dello Stato, vengono messe, diciamo, appunto in vendita e mandiamo molto spesso, diciamo, in vendita lotti interi di macchine. Recentemente abbiamo mandato anche tutta una serie di macchine di valore a partire dalle Rolls Royce.